Buonasera ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Poi faremo il mukbang. Comunque volevo farvi vedere che insalatona vado a preparare stasera. Fa caldo, si ha voglia di qualcosa di fresco. Ho detto facciamo una bella insalatona, bella ricca. Ricca nel senso che insalata, cioè, ho già messo il sale. Vado a tagliare queste due mozzarelle a dadini. Poi ho fatto i gamberetti, li ho bolliti nell'acqua, con un po' di prezzemolo, sono buonissimi. E poi per finire le uova, per cui proprio una bella insalatona con tutto. E adesso niente, vado a tagliare le cose e le inserisco nella mia insalatona. Ah, però intanto posso già mettere i gamberetti, ti dirò. Gamberetti, questi qua sono quelli che ho preso all'Eurospin, credo, sì, vedi, ci ho messo anche il prezzemolo, che vi avevo fatto vedere anche nel video spesa, se non sbaglio, non mi ricordo più, comunque sono sicura li ho presi all'Eurospin. Buonissimi i gamberetti, ragazzi, sono di un fresco, già come li vedi, sa di fresco. Ora vado a tagliare a dadini la mozzarella e le uova. A dopo. Allora, eccoci, io adesso vado ad aggiungere l'aceto. Io con l'aceto abbondo perché a me piace tanto. Metto anche l'olio. Aspetta, mi servono tutte e due le mani, aspetta. Allora, ho aggiunto anche l'olio. Adesso vado a mettere questo. Amore, me lo apri, per favore. Okay. Questo l'ho trovato all'Iper e si chiama Dressing Herbette. Condimento versatile e gustoso, effettivamente veramente buono. Come si può definire? È buono, ragazzi, è buono. L'ho trovato all'Iper, ho voluto Mi sembra tipo di provarlo. Caesar Salad. Sì, bravo, una Caesar salad, ma l'ho quasi finito, però è in frigorifero, dovrei avere l'altro di scorta. Questo è finito. Amore, aprimi un po' l'altro. Lo mettiamo un po' a testa in giù, così. Ah, bravo, sì. Vedi se riesci col cucchiaino, ma non credo. Ah, mi dà testa in giù. Infatti, come ti Andava ispira bene. si insalatona? A me tantissimo. Sì. Aspetta che ne metto un altro po' perché è poco. Ecco, con la scorta l'ho presa giusto giusto l'altro giorno, che sono tornata all'Ipe. Mettiamo un altro poco. Ecco. Niente, stasera insalatona e via. Adesso mescolo e ci posizioniamo a tavola. Rieccoci dopo la ricettina, veloce veloce. Ah, mi hai fatto anche la ricetta? Sì, ho fatto vedere, non hai visto che ho ripreso? No, Ma tu, ero di dove là, stavi? ero di là, Ma fammela se mi tua, hai sì. aiutato a mettere l'ultima cosa, non hai visto che riprendevo? Ma te ce la fai più. Addio, Come ci bisogna andare in arrivi? ferie. Bravo, esatto. Allora, un uovo l'ho lasciato nei piatti. Ciao, perché lui? Greg? E uno l'ho messo dentro nell'insalata. Amore, ma fa la foto di copertina, vieni più in qua. Dai. Questa cosa nella gola. Ma tu Però non non si vede l'insalata, ma così tu devi me. Vieni non lo qua. sai? Vieni più in qua. Dai. Cos'è tu non lo Tu non lo sai? sai, ma tante persone mi hanno scritto Chi? che non vogliono la foto di come ha scritto in privato, che non Non vogliono penso proprio. la foto di messaggi via Non penso WhatsApp. proprio che ti abbiano scritto sta cosa. Dai, forza, Sono te arrivati sacchi di messaggi via WhatsApp. tocca. Guarda che se avanza me la mangio domani a mezzogiorno, non è un problema. Un sacco di messaggi WhatsApp dicendo di non Secondo me, farla. amore, è buonissima sta insalata, già dalla faccia. Che Secondo me. dici? Ho messo gamberetti, mozzarella, uovo, basta. Muè! Ciao a tutti. No, vabbè! È insalata. Insalata! Buon appetito. Buon Allora, l'isola è finita, Grande Fratello è appetito! finito, No, io sono amore, grazie di ma Dio. adesso dobbiamo parlarne Sei grazie, no, è finita, basta. Amore, allora. Chi ha vinto? Marco Tanto non Mazzò, lo conosco. Marco Sale? Mazzoli, poteva non vincere lui, dai, ascolta. Allora, praticamente gliel'hanno apparecchiata la vittoria dell'isola, dai, dall'inizio solo lui le sorprese, solo a lui le sorprese, solo a quell'altro le sorprese, era il più famoso che era rimasto. Cioè, gliel'hanno proprio apparecchiata, guarda, la più brutta isola di sempre.
Infatti lo sai che forse il prossimo anno non la condurrà più la... Secondo non la facevano più. La Ildari Blasi. Ci sono già voci che forse la condurrà qualcun altro. Ho sentito male di Filippi, però mi suona strano. Comunque, l'Isola, ragazzi, quest'anno è proprio una delusione assurda. Ma per questo non l'ho guardata io. Ma te non la guardi mai. Che voto gli diamo a sti insalata che è qualcosa di squisito? Buona. Quanto? 8,5. Insalata da iceberg. A me piace tantissimo. Ci stavo a dire. Poi dobbiamo parlare un attimo. Amore, ne parla tutto il web. Dei ragazzi là. È un tasto un po' delicato. L'hanno combinata grossa, ragazzi. L'hanno combinata grossa. Tanto. Anche perché di fondamento cosa c'è? Che tu devi fare visual. Solo quello importa. Visual per poi far soldi. Quello è. L'hanno fatta grossa, ragazzi. Grossa, grossa, grossa. Vabbè, comunque. Pesante un argomento. Qualcosa di più leggero. Ho paura di cosa può essere. Allora, amore, lunedì comincia Temptation. Quindi finalmente sto a posto. Allora, oggi è martedì. Io ti propongo di vedere una puntata. Perché sei contrario? Non è il mio genere. No, facciamo un sondaggio. Diamo una retta. Vediamo quanto mi vogliono male. Marco, devi vedere una puntata di Temptation Island e parte il sondaggione. In base al sondaggio facciamo. Però amore, se vince il sì, te la vedi. Anche perché dopo vorranno il riassunto da parte tua. Penso. Come incastrare. Mamma, ragazzi, ma che caldo faceva sabato. Ma anche domenica. Ma anche oggi. Anche oggi. Però domenica siamo stati un po' meglio sul lago di Arona. Siamo stati sul lago di Arona perché avevamo gli alberi. Avendo gli alberi, ci siamo piazzati sotto e siamo stati bene. Ma lì a sabato, a Lomazzo, non c'erano gli alberi. Abbiamo avuto a una certa ora l'ombra del muretto. Devastante. No, veramente, non passava più. Amore? È stata una botta. A tornare indietro ovviamente non avremmo rifatto. No. Ma secondo me, Marco, il primo caldo non sono uscita la gente. Stava meglio a casa. Dai, di la verità. E poi almeno qua siamo stati abituati che pioveva la notte e stavi bene il giorno. Era caldo ma stavi bene. Non ha più piovuto la notte. Non si sente. No, comunque si è installata la fine del mondo. Quanto è buona. Ah, ovviamente noi tutto chiuso perché sennò si vede il... Io non so come fa quella gatta. Come si dice, amore? Si vede? La volevo, la luce della d'urso. Il riflesso.
No, la luce dall'abruzzo c'è davanti. Se la finestra l'avessimo avuto davanti non ci sarebbero stati problemi, ma ce l'abbiamo dietro, un casino. In più è tutto chiuso perché ci abbiamo l'aria accesa, per cui... Mi fa quel gatto... Che è? Kira, star fuori con sto gallo. A star fuori sul balcone... No, no. Quando hai l'aria condizionata in casa. Ma il gatto non gli piace l'aria condizionata. A tutte e due non gli piace. Perché come l'accendo se ne vanno di là. Non gli piace, amore. Non capisco niente. Poi sono accaldati. E dico, non vuoi stare in sala. Ma in cucina che sicuramente è più fresco che neanche il balcone. L'ho già detto che questa insalata è favolosa? No. Buonissima. Buonissima. La rifarò assolutamente. Secondo te mio padre piacerebbe? Cosa? Sì, ma... Troppo lui, leggero come pasto. Lui non è da insalatone. No. Vabbè, amore, c'è ancora qua, eh? La vuoi ancora? Comunque non vedo l'ora che comincia Temptation Island. Almeno perché non c'è niente in televisione. A proposito, io mi sto guardando. Ah, allora, mi sono finita, ho finito di vedere Attrazione Fatale con Joshua Jackson, Basie, come si chiama lui, di... Non era un film Attrazione Fatale. No, era una serie TV. Sì, il film è Attrazione Fatale con Michael Douglas. Tu l'hai mai visto Attrazione Fatale? Lo vuoi vedere? No. Perché no? Perché Michael Douglas non è tre metri per me. A chi se ne... Il film è bellino. L'altra è Glenn Close, non so se mi spiego. Vabbè. O Mary Streep. Oddio, mi è venuto un lapsus. No, è Glenn Close. L'altra. Come fai a sapere se non l'hai neanche visto? Ma perché non vuoi vedere? Ma scusami, tanto non c'è niente mai da vedere, non c'è più niente da vedere, ormai è finito tutto. Stiamo lì a rivedere film già visti e stravisti, quando magari ci sono anche dei film che sono datati, perché comunque Attrazione Fatale è datatissimo, non è datato, però rimane un bel film, poi con due attori, voglio dire, che sanno fare il loro lavoro. Te stavo a dire, Attrazione Fatale, la serie TV è ispirata al film con Joshua Jackson, che è Pesi di Dawson Creek. Però mi ha deluso, ragazzi, non mi è piaciuto, infatti ci ho messo un po' a finirla, ti dico la verità. Di solito io le serie TV che mi piace non me le mangio 2-3 giorni. Questo ho fatto fatica a finirla, però volevo finirla di vedere. Allora, se non hai proprio niente da vedere, veditela. Però se c'hai altro da vedere che ti piace di più, vediti altro. Il voto? 6,5. No. Adesso mi sto vedendo i Borgia. Sai che a me le serie TV di un tempo mi piacciono tantissimo. Allora, la prima che mi metto in assoluto più bella è quella di Enrico VIII. The Tudors, i Tudors, quella mi è piaciuta tantissimo, infatti l'ho già vista 2 volte. Poi mi è piaciuta tanto quella di The Crown, però la prima stagione mi è piaciuta, la seconda stagione mi è piaciuta, dovrei vedere la terza, ma ho visto una puntata, non mi prende così tanto come le altre, vabbè. Poi ho visto Vittoria, bellissimo Vittoria, anche quello. Ho visto Versailles, bello anche quello. Poi ho visto Sissi, bello anche quello. E adesso sto vedendo i Borgia. Mamma amore, ma quante caspita ne hanno combinati. Ne hanno combinate. Cioè praticamente nell'antichità facevano figli per venderli.
mica per no, tutti fanno figli per venderli, per fare comunella con gli stati di fianco, guarda che mio figlio i papatti dove c'erano sì, sì, per quello facevano i figli, sono scambi di merci di scambio, cioè, ma secondo alleanze, te alleanze, meno male che è cambiata, almeno sta cosa, meno male che è cambiata, perché se no è cambiata sta cosa o beh, adesso i regnanti si sposano chi vogliono. Beh, Re Carlo non si è potuto sposare chi voleva. Neanche Diana. Ma Diana non era una regnante, era una nobile, però non era il regnante. Invece Carlo si è dovuto sposare Diana, infatti voleva Camilla. E vabbè, sì, c'è ragione, ancora, continua ancora oggi. Te la fanno passare sotto... Te la fanno passare, ma effettivamente, però a quei tempi lì amore era veramente... No, vabbè, lì ero stato prato. Cioè, ma lì perché... Era la monarchia assoluta, cioè io comando. Allora, bellissimo, fatto la bellissimo. La mangi te questa, non troppa. No, me la mangio domani. Fatto benissimo, per carità, molto bello, è su Paramount, chi lo volesse vedere, a chi piacciono queste serie TV un po' più datate. Con Sky e con Skycino. A me piacciono tantissimo, a me è piaciuto anche l'Impero Ottomano, bellissimo, bello. Ma quello che viene dopo... La seconda stagione dell'Impero Ottomano, madonna ragazzi, cioè tutta da vedere. Praticamente però il protagonista... Però i turchi? Sì, noi... Oh mio Dio... Turchi? I turchi. Comunque, la storia, praticamente la seconda stagione, cioè la storia di Vladimir, di Vladimir l'impalatore. Mamma, cosa ha combinato anche quello, ragazzi. E sono belli perché sono proprio documentati, che nel mentre che fanno vedere la storia, mentre c'è la scenetta con gli attori e tutto, c'è anche quello che parla, il documentarista, diciamo, che parla di quello che sta avvenendo, no? In questo momento sta avvenendo questo e poi c'è la scenetta che parte. E Vlad è pesante. No, era pesantissimo. Pesantissimo, io non pensavo. Sai che è ispirata a lui, Vlad l'impalatore? È ispirata a lui. Cioè, non aveva pietà questo, eh. Cioè, ma io mi sono accorta che non avevano proprio pietà nell'antichità. Non avevano pietà, amore. Almeno quella cosa lì adesso c'è un po' di pietà. C'è un po' di pietà adesso. Diciamo che devi mettere in cutere il terrore al nemico. Mamma mia, pesante. No, e Vlad, cioè la seconda stagione dell'Impero Ottomano, veramente pesante. Pesante, pesante, pesante. A te piacerebbe, amore? Sì, mi piace la storia. Però devi vedere la prima stagione, poi devi vederti anche la seconda, perché se non ti vedi la prima non capisci. Sono collegate, cioè hanno messo un po' di tempo per farlo uscire, ma... Sono collegati ovviamente. Dove? Netflix? Sì, sia la prima che la seconda. Infatti come è uscita subito me la so vista. La prima voi vedete. Ma non abbiamo detto Attrazione Fatale? Dai, vediamoci qualcosa di più leggero. Quello lì è pesante. Ah, dice Attrazione Fatale, però vabbè. E che te volevo dire ancora? Basta. Comunque non c'è più niente in televisione, cioè non c'è niente. È arrivato a giugno, basta. Mamma mia. Niente c'è. La gente comincia ad andare in ferie, comincia a uscire. Sì. Basta. Per fortuna che c'è Netflix, Sky, Paramount, Disney, perché sennò veramente... Ah, l'altra sera hanno fatto Grease, però, dai, è stato carino Grease. Siamo tornati dal mercatino, abbiamo mangiato, abbiamo fatto la doccia... E ho visto che era partito Grease con John Travolta. Bellino, sì, alla prima pubblicità mi sono addormentata. Adios. Giovanissimo John Travolta. Eh? Giovanissimo. Amore, avevano 20 anni tutte e due. Ma anche lei, era giovanissima là. Olivia. C'è più Olivia. Però sempre bello quel filmetto lì, sempre bello. Ma a te ti è piaciuto Grease? Tu l'hai mai visto Grease? Tutto, dall'inizio alla fine? Chi te l'ha costretta a vedere? Perché tu non sei da quei film lì. Quando era uscito che ero... Ah. Non ti è piaciuto? Ma tu che cosa vuoi...
cosa vuoi saperne tu dei film? Diciamo che mi è piaciuto, per un parolone, La febbre del sabato sera, ma proprio piaciuto anche lì. Ma vuoi mettere La febbre del sabato sera con Griezmann, se stiamo scherzando? Perché quando era uscito va spaccato. Ho capito, ma non c'è paragone, perdonami. Sai cos'è di Griezmann? No, quanto si può sentire a te, veramente? A me non piacciono i musical. Ho capito, amore, non ti piacciono i musical, però... È tipo Frozen, bello come cartone, devi andare avanti tutte le parti che cantano dura un quarto d'ora. Ma guarda che le parti cantate sono anche belle, poi soprattutto in Frozen sono belle. In altri film un po' scocciano, però tipo in Frozen sono belle anche perché cantano bene. Vabbè, quali sono i film che piacciono a te? Fai sentire. Il film d'azione. Tipo? La ricostruzione... storiche giapponesi, splatter, commedie italiane, Full Metal Jacket. Ah, ma quello è un cult. Full Metal Jacket, quell'altro di Quentin, Pulp Fiction. Poi? Arti la flagella di Dio. Passo da una cosa all'altra, vedi? Va bene ragazzi, va. Noi vi auguriamo una buona serata anche a voi. Noi adesso ci sistemiamo. Guardatevi il sondaggio. Qual era il sondaggio? Già non mi ricordo più. Aspetta. Qual è il sondaggio? Amore! Cosa guardare lunedì sera? Ah sì, Temptation, assolutamente. Dai, amore, guardatela la prima. Sondaggio. La prima puntata. Sondaggio. C'è sondaggio? Mettete sì, per favore, sì. Allora, la risposta è sì, Temptation, perché se metti solo sì, non fa finta di farlo ignorare. Te lo dico. Sì, Temptation Island. Uguale ball. Uguale ball. Non penso proprio. Cuoricino doppio, se si potesse mettere. Va bene, ragazzi, una buona serata. E niente, mo io sistemo tutto così e poi ci mettiamo di là al fresco. Yes. Ciao ragazzi, spolliciate se vi è piaciuto il video, speriamo di avervi fatto un po' di compagnia. Amore, te la scordi sempre. Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia, spolliciate, condividete, scampanellate. Prossima volta la prendo. E alla prossima, ciao ragazzi. Buona serata, ciao.